L'ortopedia pediatrica necessita di un intervento molto specifico. Lei, dottor La Calendola, è un ortopedico, ma al tempo stesso anche un fisiatra. Qui all'interno del centro Fisio Più di Terlizzi, come interverrà? Io ho incominciato la mia attività come ortopedico dell'adulto. Però è sempre stato un mio interesse occuparmi dei piccoli, perché sono il nostro futuro. E perché quella è la vera ortopedia. Ortopedia in greco significa bambino dritto, e quindi ci siamo. Fin dall'inizio della mia carriera, quasi 40 anni fa, ho incominciato a dedicarmi all'ortopedia pediatrica, un po' così a livello di mio interesse personale. Poi sa, da una cosa nasce un'altra, e quindi il mio interesse per l'ortopedia pediatrica è diventato sempre più prominente. Ovviamente l'ortopedia pediatrica si lega benissimo con la fisioterapia, perché è un tipo di ortopedia completamente diversa da quella dell'adulto. Il tipo di trattamento, di diagnosi, è proprio un'altra branca. E la fisiatria è utile perché ti permette di curare i piccoli in maniera meno traumatizzante, in maniera molto più fisiologica, più semplice. Quali sono le patologie più diffuse? Se devo essere sincero, forse è un tipo di ortopedia molto più vasta di quella dell'adulto, perché nell'adulto chiaramente sono più o meno sempre quelle, l'artrosi, coxartrosi, eccetera. Anche da un punto di vista chirurgico l'approccio per un adulto è più semplice, le vie di accesso sono sempre quelle, le patologie più o meno sono simili, il trattamento è anche abbastanza analogo. E invece ogni bambino è una storia a sé stante. A parte che ogni bambino ha le sue caratteristiche individuali. Un bambino cresce, quindi anche la stessa patologia col tempo evolve. Può evolvere chiaramente in bene, come può evolvere anche male. E questo è molto importante. È un tipo di branca che è piena di responsabilità. Quindi non solo il trattamento della scoliosi. La scoliosi forse è quella che noi tutti conosciamo di più, perché se ne è sempre sentito parlare in maniera molto, molto diffusa. È un bene, perché è ovvio che la scoliosi, se affrontata come tutte le patologie pediatriche, se affrontate precocemente e se si fa anche della prevenzione, significa curarle in tempi brevissimi e nella maniera ottimale. Ma nei bambini abbiamo il piede torto, la lussazione dell'anca, le malattie malformative, insomma, è veramente un trattato di patologia, guardi, mi creda. Un intervento quindi a 360 gradi e mai monospecialistico? Allora, la ringrazio per questa domanda, perché è una cosa molto interessante che va un po' detta. Voler curare i bambini significa avere anche delle competenze un po' più ampie, perché il bambino non è diciamo quello che tu vedi solo su una radiografia. Nel bambino tu ti devi innanzitutto avvalere tantissimo dell'ecografia, che è un'indagine estremamente non invasiva. Quando hai a che fare con un bambino di un mese, due mesi, tre mesi, non puoi star lì a fare continuamente radiografie, è follia pura. Quindi devi avere delle competenze ecografiche. Devi riuscire anche a interpretare la risonanza, la radiografia. Devi avere anche una certa, come dire, infarinatura pediatrica, che io ho acquisito grazie ai colleghi pediatri che tante volte mi hanno aiutato, mi sono stati vicino, mi hanno spiegato tante cose che io non sapevo. E poi un po' un briciolo di psicologia col bambino la devi avere. Devi diventare anche tu bambino, ed è questo che mi piace moltissimo.